Il discorso è che ricevo costantemente, quotidianamente, domande del tipo: senti Luca, ma quale business dovrei iniziare? Bene, la risposta a mio avviso è che il miglior sistema è non iniziare un business. What is business anyway? It is any enterprise which is organized to satisfy our wants for goods and services. For it is business which is responsible for the comfortable life we live today. E ovviamente ti capisco benissimo, perché anche io ho avuto un'infanzia, un processo simile a tutti i ragazzi della nostra età. Ho fatto le scuole primarie, poi ho fatto elementari, medie, ho fatto il liceo, poi successivamente al liceo mi sono addirittura iscritto all'università, dove sono stato lì praticamente 2 anni a studiare. E ho sempre avuto questa domanda anche io in testa, e anche io la chiedevo sempre: quale business dovrei iniziare? Perché ovviamente noi online vediamo pubblicità di ogni tipo, abbiamo quello sul palco, dobbiamo fare soldi grandi, la PNL, tutte quelle bellissime robe lì, ma resta sempre il punto interrogativo: quale business devo iniziare? E attraverso la mia esperienza, l'esperienza di un multimilionario di giovane età, il miglior sistema è di non iniziare un business se non hai capacità. E addirittura quando ero all'università, poi soprattutto i primi periodi, stavo lì a dirmi, a chiedermi: oddio, come posso fare? Perché da subito ho capito che la scuola, soprattutto il sistema universitario scolastico, era uno scam, una truffa, perché è un sistema realizzato per creare persone di simili capacità in modo da poter essere controllati e praticamente essere schiavi di un sistema. E il sistema in cosa consiste? Lavora per i ricchi, lavora per le imprese e, come tutti noi ben sappiamo, come la maggior parte delle persone, è andare a scuola, prendere l'università, andare al lavoro, fare una gavetta sul lavoro, fare un po' di carriera, arrivare a quello stipendio che ti permette di avere comunque una vita tranquilla, ti sposi, il divorzio eventuale, tanti cavoli per la vita, perché la vita è fatta anche di queste cose. Successivamente arrivano i figli, poi arriva il mutuo della casa e poi incomincia ad attivarsi il termostato finanziario. Quindi incomincia a mettere da parte, incomincia a goderti un po' la vita, quindi magari prendi una vacanza, vai in vacanza e il tuo conto riscende. Tac. Tac. Così vai avanti in modo ripetuto e praticamente sei in una trappola per topi. E questa cosa la sapevo ben dall'inizio e da subito ho cercato una via d'uscita su YouTube, su Google, ovunque ho cercato una via d'uscita. E non ho mai voluto un sistema che mi portasse a lavorare dentro a quel sistema per loro, ma soprattutto essere allacciato a quel sistema a vita ed essere controllato a vita. Non ho mai voluto tutto ciò. E quindi a quel punto nascono delle domande, quindi: come posso avere indietro la mia libertà? Come posso avere indietro il mio tempo? Come posso guadagnare più soldi? Ma prima di partire con qualsiasi cosa, una persona si dovrebbe chiedere: ma che cos'è un business? Un business è semplicemente un metodo con il quale, attraverso le tue competenze, riesci a mettere, ad iniettare valore nel mercato e scambiarlo per denaro. Quindi scambiare valore per denaro. E tralasciando tutte le truffe, gli scam, eccetera, che hanno le gambe corte e non sono mai durate nel tempo, l'unico sistema è mettere, attraverso le tue competenze, valore al mercato e in cambio ricevere dei soldi. Tutte le aziende fanno così, soprattutto le aziende che sono su lungo termine profittevoli e scalano poi nel tempo. E ovviamente le prime domande sono: ma cosa devo imparare? Cosa devo essere capace di fare? E anche un'altra domanda allacciata molto a questo: chi voglio diventare realmente in un futuro? Prendiamo l'esempio pratico della mia situazione. Io ad esempio, come business extra, ok, quando andavo all'università, liceo barra università, ho iniziato a fare le pagine Instagram, a lavorare con le pagine Instagram. Prendevo delle pagine Instagram, le crescevo nel tempo attraverso la loro viralità, praticamente lo stesso processo identico che c'è adesso con TikTok. Al tempo era molto facile crescerle e da quelle pagine vendevo promozioni, vendevo attraverso i miei e-commerce in dropshipping con il link in bio dei prodotti inerenti a quella pagina. Poi ovviamente successivamente è arrivata l'ora di fare compravendita attraverso le pagine, eccetera eccetera. Poi c'erano le promozioni con altre pagine, entravi in società con altre pagine, quindi altri imprenditori, perché giravano veramente un mucchio di soldi attraverso le pagine Instagram anche adesso, ma allora era proprio il boom di Instagram ed era tutto focalizzato lì. E a quel punto ho imparato a fare e-commerce e di conseguenza ho iniziato a fare e-commerce anche senza l'utilizzo di Instagram. E così piano piano ho iniziato a generare i miei primi veri soldi, perché non parlo dei 100 euro, 200 euro, parlo di decine di migliaia di euro attraverso questo sistema. Ho messo abbastanza soldi da parte, ma a un certo punto ho iniziato a non generare più quei soldi in modo costante nel tempo. E oltre a questo, una cosa che era successo, che ancora mi ricordo, è che le pagine Instagram, la vendita delle pagine Instagram, collaborazioni, eccetera, visto che stava diventando sempre più un
business alla portata di tutti e molti lo stavano facendo e stava aumentando la concorrenza, automaticamente i prezzi di questa vendita di promo e anche attraverso l'e-commerce, visto che uscivano tanti altri siti, diminuiva. Piano piano guadagnavo sempre di meno e non trovavo neanche più, diciamo, investitori, persone che volevano entrare, perché sì, avevo fatto 80-90 mila euro, boh, forse 100 mila euro da parte, ma ho detto, cazzo, sì, potrebbe essere stata fortuna, perché capace ho avuto anche fortuna a portare delle pagine virali, sì, qualche competenza, ma nulla di che, ok? Anche perché deliveravo tantissimo traffico attraverso quelle pagine, sfruttavo quel traffico per convertire all'interno del mio e-commerce attraverso il dropshipping, ma non avevo una capacità ben precisa, ok? Non sapevo realmente come convertire questo traffico nella concretezza dei fatti. E quindi mi sono detto, devo imparare per forza una competenza vera e propria e devo incominciare a fare le cose fatte in modo serio, perché stavo andando comunque all'università ed ero comunque intrappolato dentro quel sistema in cui non volevo fare parte. Cosa ho fatto? Vedevo degli americani che non facevano dropshipping, cioè avevano dei brand, quindi stock, logo, tutta la comunicazione, influencer marketing, quindi roba comunque seria. Vedevo le loro foto, i loro video, dei magazzini con montagne di pacchi, e ho deciso di fare una consulenza con loro. E mi ricordo ancora, ho pagato $15,000 per fare una mentorship con loro. Bene, praticamente quella mentorship mi ha cambiato totalmente la vita. Ho fatto due brand di cui sono praticamente falliti, perché ho fatto parecchi soldi, ma poi li ho persi nel traffico a pagamento, eccetera, dopo. Ma al terzo brand costruito, mi ricordo che ero in live su Facebook con forse qualcuno di voi, se mi segue da allora, ed ho iniziato a fare 800.000 euro al mese. E questo perché è avvenuto? È avvenuto perché sono stato formato e ho cominciato a vedere anche oltre orizzonte, perché già facevo e-commerce, però non avevo capito come fare e-commerce in modo serio. Quello store l'ho fatto partire praticamente con pochissimo, perché è partito in dropshipping, ma poi dopo le prime vendite ho deciso di trasformare, quindi di prendere la competenza avuta, di trasformare il tutto in un vero e proprio brand. Quindi contatto il fornitore, fatti arrivare i primi pezzi, brandizzali, tutti i pezzi brandizzati ovviamente, con la scatola e il logo sul prodotto, e visto che era un prodotto elettronico mi ero fatto dare anche dei caricatori in più per resi, rimborsi, assistenza varia. Ho messo l'assistenza, quindi assunto altre persone per fare l'assistenza all'interno del mio store, e quello store dopo due mesi ha iniziato a fare 800.000 euro al mese in 30 giorni, di cui il profitto netto erano 35-40%, perché stavo a Lussemburgo, c'avevo anche un discorso di tassazione, più o meno era il 35% after tax, quindi dopo aver pagato, aver fatto tutti i conteggi delle tasse. E a quel punto ho capito che la competenza mi era stata molto d'aiuto, ed è stata tutta quella competenza acquisita attraverso altre persone che già lo avevano fatto che mi ha permesso di replicare quel processo e andare a costruire una vera e propria azienda, e quindi essere concretamente preparato per iniettare valore al mercato in cambio di soldi. E praticamente in quei mesi io ho totalmente, radicalmente cambiato la mia vita. Quindi la domanda non è che business devo iniziare, ma domanda concreta è quale competenze devo acquisire il prima possibile, nel minor tempo possibile. Quale competenze devo avere adesso? Capisci che la domanda è ben diversa. E ovviamente poi nel tempo tutto non è che è cambiato, è stato ovviamente aggiornato, è stato aumentato. Ho sempre, io anche attualmente faccio sempre consulenze. Se mi serve un'informazione di fiscalità internazionale, vado dal top, li pago quello che li devo pagare, dal top consulente finanziario, quel che cazzo sia, internazionale, e gli pago la consulenza. Ed è proprio lì che ho imparato realmente lì la fiscalità internazionale, sia con la pratica, ok, nel spostare i miei soldi, la società all'estero, le holding, LLC, LTD, sistema di pagamento lì non funziona, apri Stripe, no qua Stripe non lo apro, devi aprire un'altra società all'estero per aprire lo Stripe, e poi quell'azienda assorbe i pagamenti e lo fa uscire come dividend, bla bla bla, ok. Tutte queste robe escono sempre comunque da una formazione, quindi la formazione è sicuramente al primo posto. Ricordo che in descrizione ti lascio gratuitamente il link per accedere gratis ad una parte del nostro percorso di punta per quanto riguarda l'e-commerce, e ce l'hai proprio qui in descrizione. Spero che il video sia piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!